Noi siamo Giornale Radio. Noi siamo con voi. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese. Allora, due spinning. Paolo Mieli dice: se dovessi scommettere, penso che finirà come sempre in Italia, dato l'appello delle cancellerie europee, dei sindaci, delle categorie. Sono convinto che Draghi si piegherà e andrà avanti. Quindi un pronostico molto forte, molto netto, che ovviamente in qualche modo ci fa capire come sia ancora aperta la partita. Si fanno dei pronostici, ma nulla è sicuro. Allora, con noi Mario Adinolfi, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno. Allora, completo solo il quadro di che sto provando a delineare stamattina, che tu conosci molto bene, con il profetico titolo di Dago Spia. Poi vedremo se la profezia si avvera, ma è un lungo Dago Report, sono quelle note di indiscrezione di Palazzo, che dice: finirà così, con un Draghi bis, Mattarella al voto anticipato, non ci vuole andare manco morto, se il Movimento 5 Stelle è il caos perché Draghi, che finalmente con il neopartito di Maio ha i numeri sufficienti per buttarli fuori, non fa un governo senza i loro, perché la tempesta, o se preferite la pagliacciata, origine anzitutto all'insipienza politica di un ex avvocato Conte, scrive Dago Spia, e di un banchiere Mario Draghi. Il problema di Letta è coprire Draghi, quella stoltezza politica gli ha fatto dire ben due volte: non c'è governo senza 5 Stelle. Allora, cosa sta accadendo secondo te e come andrà a finire? È giusta la profezia di Paolo Mieli e di Roberto D'Agostino, cioè che alla fine, malgrado tutto quello che stiamo dicendo in queste ore, Draghi resterà dov'è? Guarda Luca, intanto mi sembra un po' ingenuo Alessandro Di Battista nel pensare che le telefonate da Washington non siano già arrivate, perché è ovvio che la pressione su Draghi, ha ragione a dire, quella nazionale conta poco, quella internazionale è fortissima e sicuramente è in atto in queste ore. Di Paolo Mieli io prenderei però nel suo editoriale dei passaggi abbastanza diversi da quelli che leggiamo ovunque, della pressione su Draghi per farlo rimanere. Paolo Mieli dice a un certo punto nel suo editoriale di oggi: forse è venuto il momento di ricominciare ad avere fiducia nella saggezza del corpo elettorale. E io sposo pienamente questa osservazione, che per la prima volta compare addirittura sull'editoriale del Corriere della Sera. Insomma, Paolo Mieli in sostanza dice quello che dici tu, che probabilmente andrà a finire come con i soliti tra luce e vino all'italiana, in maniera maldestra, perché quell'inciso che va da di onda salterebbe il Movimento 5 Stelle, non è che sarebbe un traluce vino senza insomma, però se cioè, salterebbe la presenza al governo dei 5 Stelle. Se salta il 5 Stelle e Draghi si rimangia la parola di uno che ha detto, esatto, come hai fatto sentire, non c'è governo senza 5 Stelle, beh, è proprio dare a luce e vino all'italiana, cioè ignorare un dato che sembrava esiziale, che sembrava il dato fondamentale. Se lo si ignora e si va avanti, purché sia, siamo proprio a tare a luce e vino. Quindi io credo che questo tipo di meccanismo che Paolo Mieli definisce ciò che produce in Italia sempre un'emergenza che sconsiglia di convocare i comizi elettorali sia francamente artificiale. Lo dice Paolo Mieli stesso: è venuto il momento di ricominciare ad avere fiducia nella saggezza del corpo elettorale. Questo elemento io credo sia veramente l'elemento chiave di questa crisi, perché da quando ero deputato io, e ormai sono passati più di 10 anni, caro Luca, andiamo avanti con governi che lo stesso Paolo Mieli in questo articolo definisce
non selezionati, indicando, tenendo conto delle indicazioni dell'elettorato, quindi sostanzialmente non eletti, usiamo una sintesi che sa non essere costituzionalmente precisa, ma di fatto l'osservazione di Paolo Miani sta in piedi. Se da 12 anni andiamo avanti così, e non a caso, sempre sul Corriere della Sera di oggi, leggiamo il Presidente del Consiglio di 12 anni fa che dice ci sono tre ragioni fondamentali per cui Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi, e quindi fa piovere. E stiamo parlando dell'editoriale di Monti nell'interno del Corriere della Sera. Di Mario Monti, che oggi fa piovere dalla prima pagina del Corriere della Sera il solito diktat dei soliti poteri. È molto interessante, io trovo, il fatto che Mieli trovi la nota stonata, tant'è che il suo editoriale si intitola Sinfonie e Stecche d'Italia. Capisce Mieli, con l'intelligenza del giornalista di lungo corso, che forse qui siamo arrivati veramente un po' alla corda troppo tesa, e il popolo italiano potrebbe essere francamente infastidito da questo eccesso. Sì, però adesso... scusa Mario, non hai risposto alla prima domanda, forse perché l'hai data per sottintesa. Noi stiamo dando per scontato che il pronostico di Mieli, di D'Agostino si verifichi, ma Draghi potrebbe anche fare la mossa del cavallo, andarsene. Io trovo che queste pressioni saranno difficili da sostenere, quindi io la penso come tutti coloro che stanno facendo la profezia troppo facile, diciamo così. Quindi nuova scissione nei 5 Stelle. A Scusami? Questo punto, quindi la profezia, cioè la tua profezia è nuova scissione dei 5 Stelle. A questo punto resta una pattuglia con Conte, gli altri vanno a intruppare nel scissionismo, diciamo, di Di Maio, e questo pezzo di movimento sostiene il governo Draghi. Ma cosa rispondi a chi dice, per esempio abbiamo fatto sentire De Masi, che è assurda la pretesa che i 5 Stelle restino al governo dal momento che non sono rilevanti e c'è già una maggioranza di 130 voti? Sì, sì, ma infatti tutto, diciamo, tutto porta verso quella direzione, che è prevedibile ma non auspicabile per la tenuta democratica del paese, secondo me. Beh, che Draghi ha preso una posizione molto chiara. Draghi ha detto: io faccio il Presidente del Consiglio solo di uno schema di unità nazionale. L'ha ripetuto con fortissima evidenza prima dell'aprirsi della crisi. Quando si è aperta la crisi è andato a dimettersi al Quirinale, pur avendola quella fiducia. Ricordiamocelo che Draghi al Senato la fiducia l'ha avuta sul decreto aiuti, ma è andato a dimettersi. La mia domanda è diversa: cosa cambia dal giorno in cui si è dimesso al giorno in cui si rimangerà le dimissioni e dirà va tutto bene, madama la marchesa? Ma perché dai per scontato che se le rimangerà? Cosa cambia? Dai per scontato che se le rimangerà, ma non abbiamo nessuna prova. Cioè, no, perché io sono lieto se non se le rimangia. Io ripeto, io con Alternativa per l'Italia lavoro per le elezioni e voglio andarmi a contare nelle urne, non vedo l'ora. Però mi rendo conto che quello che farà Draghi purtroppo sarà far proseguire questa legislatura. Se non dovesse accadere, sarò molto felice di sottolineare la sua coerenza. Se non dovesse accadere, però, sarà chiaro che Mario Draghi perde credibilità, e questo punto pure va evidenziato. Se una persona che ha detto che senza 5 Stelle il governo non c'è, se una persona che ha avuto la fiducia è andato al Quirinale e si è dimesso perché il 5 Stelle non c'era, poi torna e dice mi sono sbagliato, ma che cosa può dire a quel punto? Ho fatto la sceretta, ho fatto la tarantella e ricominciamo come se nulla fosse. Il passaggio secondo me per Draghi è molto complicato. Mi auguro, l'ho scritto e l'ho detto, che possa mantenersi quel pizzico di dignità del Presidente del Consiglio e che si vada rapidamente ad elezioni, perché diciamolo poi con chiarezza e sciogliamo l'interrogativo di Domenico De Masi: perché non c'è così tanto bisogno del Movimento 5 Stelle? Perché? Se sono perché scemi, stupidi, incapaci. Perché altrimenti ci sono le elezioni e questi hanno una paura fottuta
delle elezioni, perché hanno tutti i partiti che compongono la maggioranza paura fottuta del giudizio del popolo italiano e dunque hanno bisogno di una chiamata in correità di tutto il sistema per potersi permettere di andare alle elezioni, dice, no vabbè, ma ci siamo stati tutti, adesso facciamo finta di niente e presentiamo per esempio un centrodestra. Questa è un'interpretazione interessante. E due partiti che sono stati tutto il tempo con Draghi, che si metteranno insieme e dovranno spiegare agli italiani perché vogliono un programma elettorale che per due terzi hanno realizzato in maniera opposta all'interno della legislatura precedente. E sarà ben complicato per Meloni, Berlusconi e Salvini andare a fare una coalizione con questo tipo di schema, e sarà ancora più complicato per Letta e Conte spiegare agli italiani che si mettono insieme dopo che hanno fatto questo tipo di percorso e questo tipo di figura in questo frangente. Quindi allora valuta queste due posizioni dimenticandoti di essere comunque parte in causa. La posizione della Meloni è messa in parallelo e la posizione di Conte. Si sono staccati, uno non è entrato proprio, l'altro si è staccato clamorosamente dalla maggioranza. Il 99% dei commentatori radiotelevisivi, giornalisti, opinionisti, politici, non ne parliamo, sostengono che questa posizione è assolutamente incompresa dagli elettori, che non c'è il minimo spazio. E tu come la vedi? È possibile che malgrado questo bombardamento negli elettori ci sia quel sentimento che era stato fotografato agli ultimi sondaggi, che era in qualche modo di sfiducia nel governo Draghi? Draghi era partito dal 70% e secondo l'ultima rilevazione aveva una popolarità che per la prima volta era scesa sotto la metà degli italiani. A quale delle due campane credi? A quella degli opinionisti che parlano di super consenso o a quella dei sondaggisti che hanno registrato questo calo di fiducia? Basta scorrere i quotidiani di oggi, prendi la prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è un sondaggio che dice due terzi degli italiani vogliono le urne, non credono più in Draghi. Il sondaggio che tu citavi già segnalavano una apprezzamento per Draghi di poco superiore al 40%, siccome mi sembra di rivivere tutto il film che ho vissuto quando facevo il parlamentare di maggioranza con Mario Monti che venne chiamato e nella prima fase del suo governo sembrava letteralmente Dio sceso in terra, non era assolutamente neanche lontanamente contestabile. Io ricordo sempre che la famosissima legge Fornero, cioè quella che toccò le pensioni in maniera così significativa, passò con tre ore di sciopero della CGIL, tre ore, cioè quindi in niente, cioè senza opposizione, senza nessuna difficoltà. Dopodiché un anno dopo Mario Draghi veniva preso a tre palle 100 lire come se fosse un pupazzo del circo e dovette dimettersi, lo ricordo, anticipatamente. Quella legislatura si concluse 6 mesi prima proprio per l'insostenibilità della figura di Mario Monti. A mio avviso siamo dentro lo stesso identico schema. Si parte con l'unità nazionale che ti fa sembrare Dio sceso in terra, poi ci si cala nella politica reale e quando la politica è soprattutto una politica come quella di questa congiuntura storico-economica pesantissima da gestire, beh, c'è chi dice ma perché devo prendermi addosso gli sputi? Adesso siamo arrivati addirittura a questa espressione sui giornali di oggi, c'è una parlamentare grillina che ha detto ma non vi sputano i vostri specchi e allora ci penseremo noi a sputarvi, roba di questo genere, per capirci. E insomma, dentro questa pesantezza di clima, a mio avviso Draghi farebbe un grande gesto dicendo io sono conseguente alle cose che ho detto, non c'è il governo senza 5 Stelle, mi sono dimesso, confermo le dimissioni. C'è un passaggio di Mieli oggi molto interessante in cui dice Draghi non scrive nelle sue dimissioni che sono dimissioni irrevocabili,
che è un aggettivo che userebbe un politico. Lui non le usa perché pensa di dire basta, mi sono dimesso, non c'è bisogno di aggiungere una ridondanza bizantina come l'aggettivo irrevocabile. Sono un dimissionario. Ora secondo me deve dimostrarsi all'altezza di questa immagine che ha dato a qualcuno, perché altrimenti diventa un politico come gli altri. Allora, Mario Dinolfi ha fondato un nuovo rassemblement che si chiama Alternativa per l'Italia. Poi c'è Italexit, il movimento di Paragone. Poi forse ci sarà un ritorno di Battista, lo avete sentito, sta parlando di politica, e forse il più autorevole, il più incontaminato dei leader dei 5 Stelle, perché non ha partecipato alla fase di questa decadenza. Poi ci saranno i Di Maiani, poi ci sarà ovviamente il partito di Conte, poi c'è un altro movimento che intorno a un leader siciliano un po' pittoresco, l'ex il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha unito Giarrusso e altri, insomma. E da questo Big Bang dei 5 Stelle escono 5 formazioni totalmente competitive, diverse una dall'altra, che però insistono sullo stesso elettorato. E caro Dinolfi, c'è un po' di folla lì, per distribuire le carte. La prima cosa che va osservata, Luca, è che lo spazio elettorale pure è molto ampio, perché il Fatto Quotidiano, ripeto, oggi lo fotografa in 2/3 degli italiani che non ne vogliono sapere più di Draghi. In più, per quanto riguarda noi dell'Alternativa per l'Italia, noi siamo aperti a federarci. Io spero, parlo quotidianamente con altri leader, con Paragone, con altri soggetti, per mettere insieme le ragioni dell'alternativa, così non credo che Di Battista sarà diverso dal partito di Conte, cioè in ogni probabilità sarà un'unica proposta politica, un po' viziata dal fatto che Conte è stato 2 volte Presidente del Consiglio e a sostegno di Draghi fino all'ultimo minuto della legislatura, quindi Di Battista dovrà districarsi dentro questa contraddizione. Quindi io penso che in realtà è molto interessante il fatto che i giornali ragionano solo sullo schema tradizionale vecchio centrodestra contro vecchio centrosinistra, che secondo me non riusciranno a trovare la quadra per riproporsi coerentemente agli italiani, avendo questo tipo di difficoltà sostanziale che deriva dalla gestione del governo Draghi, mentre l'area dell'alternativa, che avrà 2 o 3 offerte politiche, secondo me potrà essere la vera sorpresa delle elezioni 2022, perché io sono convinto che saranno alla fine elezioni 2022. Se anche aggiustano i cocci per l'estate, a settembre salta tutto. Mario, sei sempre bravo a tratteggiare, come dire, dei copioni, no? Se stiamo ragionando sull'ipotesi cosiddetta Mieli da Gospia, quindi Draghi ritira le dimissioni, fa in Parlamento un discorso vibrante insultando i partiti, dicendo non avete garantito la stabilità del paese, la garantisco io, giusto? Piacerà agli italiani questo discorso? Secondo me Draghi non l'ha nelle corde quel tipo di posizione che si trasforma, diciamo così, da tremebonda a che afferma, come hai fatto sentire, non c'è governo senza 5 Stelle, in una affermazione un pochino Louis XIV, in cui dice il governo sono io. Mi sembra complicato, mi sembra dire fare un salto carpiato, non so se ce l'ha veramente nelle corde, servirebbe un grande politico, oltre che un grande oratore, attenzione, non è una questione secondaria, e secondo me Draghi non è un grande politico e non è un grande oratore, quindi se è quella la chiave, ho paura che non ci sia spazio per lui. La chiave invece della cosiddetta assunzione di responsabilità, lo faccio op torto collo perché tutti me lo state chiedendo, potrebbe essere la chiave che verrà utilizzata, ma è una chiave debole. L'attimo fuggente di oggi finisce qui, speriamo di avervi aiutato a capire qualcosa. Io, Marco Bernardini da Mosca, i nostri ospiti, le tante voci che vi diamo per riuscire a discernere in mezzo al caos. Ciao, ci vediamo domani.
L'attimo fuggente con Luca Telesio. Giornale Radio.